Ma allora il discorso che dobbiamo. E allora quando mi dicono: ma perché non fai alleanza? Perché non hai fiducia? Ma state mica scherzando. Io quando ho fatto la campagna politica, il nostro slogan era: vanno a casa tutti, non ci alleiamo con nessuno. Ve lo ricordate o no? E io creo l'ingovernabilità. Io sono andato da Napolitano, sono entrato con le guardie che mi guardavano, tutto carabinieri, c'erano tutti questi corazzieri che sono passati, i corazzieri mi dicevano: siamo con lei. Tutti una cosa, la dico, vabbè, una soddisfazione straordinaria. E vedo questa persona che io ho parlato così, ho quasi sempre parlato io. E ho detto: signore, lei adesso va in pensione, lascia un paese in macerie, lo sa, li conosce tutti da una vita questa gente qua. Allora, per cortesia, la fiducia ce la dia a noi. Siamo noi il nuovo, siamo noi il primo partito, non siamo i grillini così sconsiderati. Noi ci da tempo 3-4 giorni che gli portiamo una schiera di ministri meravigliosi, di persone al di sopra di qualsiasi sospetto, ce l'abbiamo. Mi dia la fiducia a lei, mi faccia andare, ma lei non ha i numeri, non abbiamo i numeri, ma neanche Craxi ha preso il governo con l'8%, noi abbiamo il 25%, non abbiamo, ci faccia tentare, ha tentato Gargamella, non ce l'ha fatta, tentiamo noi. Perché non possiamo tentare noi? Noi siamo pronti a prenderci le responsabilità del paese. Ed è questo che vuole il paese, vuole un segnale, non vuole più vedere questa gente in televisione che ci spiega i problemi da risolvere, i problemi che hanno causato loro. Sono lì da 30 anni, sono lì che hanno fatto il ministro, hanno girato tutti i ministeri. Non ce n'è uno che dica: scusate, non ce n'è uno che chieda scusa, ho sbagliato. No, la responsabilità è dei grillini che creano l'ingovernabilità. E guardate cosa li costringiamo a fare, guardate cosa li costringiamo a fare. E voi dite che noi non facciamo niente, c'è gente che pensa cosa facciamo, ma in 3 mesi sono scomparsi almeno 4 partiti. L'UDC non c'è più, il partito di Pietro non c'è più, Vendola se n'è andato, è vero sì o no? Monti non esiste più. Fini, Allora, fini. Fini non c'è più. Allora, è veloce il cambiamento, è veloce. Se non capite questa opportunità, allora è finita. Se non capite che questa è l'unica opportunità che abbiamo, perché poi c'è qualche altra cosa. Questa è una rivoluzione francese, senza guillotina. Ma è meravigliosa questa cosa qua, no, se no non sarei qua, non girerei di nuovo. Oh, la mia vita, mia moglie che mi manda i biglietti, o me o il camper, capisci? Ma è vero, vivo con la scorta, i carabinieri che si preoccupano, hanno messo i miei indirizzi sul telegiornale, casa mia, ho coinvolto purtroppo la mia famiglia, i miei figli, mi dispiace, i miei amici, i miei nipoti vanno a fare servizi su di me. È questa ormai la tecnica, smontare la persona, dire che io ho 13 società in Costa Rica, perché il mio chauffeur, il mio guidatore aveva 13 società in nome mio, che esportavo capitali là. Ha scritto anche l'ambasciatore del Costa Rica: ma che siete rincoglioniti, voi dell'Espresso, qua non è mica un paradiso fiscale, nessuno viene qua a pagare le stesse tasse che pagate in Italia, ma siete scemi. Allora fanno queste robe qui, e c'è gente che comincia a capire, a cedere, a credere che io sia il miliardario che guadagno 5 o 10 milioni al mese col blog, hai capito? C'è gente che ci vai, il mio 740 è libero. Sono 3 anni che non lavoro. Andate a vedere quanto pagherò di tasse quest'anno. O sono il più grande evasore del mondo, o Google mi paga in nero. O se no, Casaleggio c'è un SRL che è stato in rosso l'anno scorso, forse va a pareggio quest'anno. Ma state scherzando. Perché lo faccio? Perché non voglio vedere un paese che vada alla deriva senza che nessuno faccia qualcosa. Vorrei darvi l'esempio. Potevo starmene a casa mia. C'erano i miei soldi, 40 anni che lavoro, la pensione, c'ho un po' di soldi da parte. Potevo starmene lì e guardare i miei figli che se ne vanno. Allora è questo. Allora, se faccio io qualcosa per gli altri, fatelo anche voi. Fallo anche tu. Ognuno di noi deve darsi un po' da fare. Loro è gente che si dà da fare. Per gli altri, un po' di tempo, un po' del proprio lavoro lo si dedica agli altri. Siamo come il dopoguerra. Siamo esattamente come il dopoguerra, dobbiamo riprenderci, sì, peggio, perché le macerie sono più macerie, ma sono invisibili. E poi i nostri padri si aiutavano perché dovevano ricostruire un paese. Ecco, quella atmosfera dobbiamo rivedere. Nessuno deve stare indietro.
deve essere dimenticato. Hanno dato la vita per questo paese. Appunto. Allora, allora avere uno Stato che ti fa soffrire d'ansia, è uno Stato che ti mette paura, che ti soffre, che soffri d'ansia, che non c'è. Ci sono 350.000 leggi, c'è la burocrazia, per aprire un'attività qua ci vuole un mese e mezzo di tua attività e 1.210 giorni per riscuotere un credito. Noi abbiamo tutte le leggi per poter fare, ma non ce le fanno fare. Voi sapete come finirà? Che il Parlamento rimane bloccato, andranno avanti, ci sarà il Presidente della Repubblica che nominerà un altro Presidente del Consiglio, il quale andrà a fare vedere cosa si può fare, e intanto viene luglio, agosto, il Parlamento chiude, ne parliamo a settembre, hanno guadagnato un anno, questi usurai del tempo, perdono tempo, i grandi saggi, i 10 saggi che escono, uno, i rimborsi elettorali ce li teniamo, hai capito i saggi? Quando abbiamo fatto un referendum dicendo il 99% dei cittadini ha detto no, non potete prendere soldi pubblici. I saggi hanno detto che possono. E poi hanno fatto una specie di legge che diventeremo noi fuori legge, perché siamo un movimento e non un partito. Allora, questa veramente è guerra. È guerra all'ultimo sangue. Contro i poveri. È guerra. E allora i poveri, poi quando non hai più niente da perdere, allora il povero diventa con una carta vincente. Ce l'hai in mano. Quando non hai più niente da perdere, sei più pericoloso di tutti i criminali che ci sono. Noi lo metteremo a posto questo. Il Movimento 5 Stelle non ce la fa a sistemare le cose in sei mesi. Dovete capire che è un paese che avrà dei problemi per 2 o 3 anni, 4 forse. Però l'accelerazione del cambiamento l'avremo se riusciamo a dare un colpo di speranza e un colpo di fiducia. Perché vedere delle persone che si diminuiscono lo stipendio del 50%, che sono trasparenti. Vito Crimi, il nostro portavoce del Senato, sta in un albergo 3 stelle vicino alla stazione di Roma, 38 euro al giorno insieme a un suo collaboratore, e va a lavorare con l'autobus e glielo menano tutti i giorni sui giornali dove avete messo i rimborsi. Allora, lo so, è bravo, noi facciamo quello che diciamo in Sicilia, ecco lo stupore. Sono sempre stupiti. Da dove escono questi qua? Chi sono questi qua? Sono sempre stupiti. Andiamo in Sicilia. Nessuno credeva di diventare il primo partito in Sicilia. Siamo diventati il primo partito in Sicilia. Non ci credeva nessuno. Non c'è più soldi, non c'è più il voto di scambio. La gente ha aperto gli occhi e ci ha votato. 15 dentro il Parlamento siciliano. Ed è uno statuto speciale come avete voi. Potete fare cose meravigliose in Friuli. Avete la possibilità di fare il referendum propositivi, dovete cambiare leggermente la legge del quorum e delle 30.000 firme, potete autofinanziare certe cose che noi non possiamo fare, potete fare delle cose meravigliose qua, basta che vi organizziate, non lasciate più il potere a questi movimenti, adesso si chiamano movimenti i partiti, mettono magari una brava persona come foglia di fico e si riciclano dentro i movimenti, sono sempre gli stessi. E allora qui dobbiamo cambiare con le idee. E se guardate l'antipolitica, la stanno facendo loro in televisione, non sono più io l'antipolitica, sono loro. E sentire Berlusconi in televisione dire che vuole togliersi i rimborsi elettorali, lui, che vuole ridare l'IMU, non serve che la dà indietro Berlusconi, lui deve dare quello che ci spetta di diritto, cioè il 30% delle concessioni delle televisioni che gli sono state regalate dalla sinistra. Stiamo scherzando. Vi abbiamo detto, c'è la televisione, eccola qua la televisione, siamo pieni di televisioni, ci stanno seguendo, se io vado nella televisione che segui tu, non succede nulla, perché l'ho spiegato prima, quando vai in un talk show, non c'hai il contraddittorio, caro, il talk show, la televisione è immagine. Se non mi votano avranno le loro ragioni, non vado a elemosinare il voto di nessuno. Il Movimento 5 Stelle non è uno che metti una X sul Movimento e stai a guardare con chi si allea. Allora non lo voglio il voto, te lo do indietro, hai sbagliato, caro mio. Io non ti ho mai illuso, ti ho detto, se fai un segno lì, diventi attivista con noi, ci dai una mano, fai qualcosa nella tua vita privata, fai la spesa in un altro modo, ti muovi in un altro modo, vai a vedere cosa fanno. Noi siamo piazza e rete,
E allora, ma quelli che non hanno il computer, peggio per voi, l'INPS, tra un anno la potrai prendere solo col computer, allora voglio vedere se non lo vai a usare. Allora che cos'è? Mi fa paura il computer adesso? Che cosa mi fa paura? A me fa più paura entrare in un ufficio comunale, a col biglietto e stare a guardare dov'è l'ufficio, quello mi fa paura. Allora, non è questo. Allora noi in Sicilia siamo entrati con 15 persone, 15 dentro, la prima cosa che hanno fatto si sono diminuiti, è una stupidata, secondo me è una grande dimostrazione, si sono diminuiti lo stipendio del 75%, da 20.000 euro a 2.500 euro, la differenza è la messa di un conto della regione, quindi non gestiscono loro, e con questi soldi fanno microcredito alla piccola e piccolissima impresa siciliana, cioè agli agricoltori, ai piccoli artigiani, lo facciamo già. E allora non ci ha seguito nessuno, noi rifiutiamo i rimborsi, loro no, noi facciamo la legge anticorruzione, loro non la vogliono, noi facciamo la legge sul conflitto di interessi, loro non la vogliono, noi vogliamo separare le banche finanziarie dalle banche che usano il credito sul territorio, loro no, loro sono dentro nei Paschi di Siena, noi no, cioè il ponte dei Paschi di Siena mancano 21 miliardi, hanno arrestato e adesso hanno sequestrato 3 miliardi a due dirigenti adesso. Mancano 21 miliardi, due volte la Parma, e non ne parla di più nessun giornale, parlano di Pizzarotti, di Parma, o parlano della Lombardi che si è dimenticata le ricevute da 200 euro, è per questo che mi incazzo io. Bravo Beppe, bravo! Questa, siamo un paese che sta diventando non povero, miserabile, allora ognuno di noi si deve attivare per qualcosa. È questo che dobbiamo portare a casa. Hanno bloccato le commissioni, bloccando le commissioni bloccano il Parlamento. Non riusciamo a deliberare, ce l'abbiamo già pronte. Legge sull'IRA. In 3 anni possiamo fare una legge per togliere già 17 miliardi dall'IRA, che è una trentina di miliardi. Come? Noi spendiamo 17 miliardi in più come amministrazione pubblica dei francesi. Abbiamo circa 60 milioni di popolazione tutti e due. Ci dovremmo raffrontare con la Francia, no? Hanno la stessa popolazione. Spendiamo 17 miliardi in più. E dove sono? Doppio stipendio, triplo lavoro, le province, accorpare i comuni. Dove sono? Tutti i rimborsi. Abbiamo già la legge per togliere i rimborsi elettorali agli editori. 140 milioni di euro quest'anno ai giornali finti. Giornali di partito. Allora basta, se vuoi fare un giornale vieni pagato da chi ti legge, se no chiudi, la legge del mercato. Ce le abbiamo tutte pronte, ma stanno lì. Allora vi dico questa che magari non sapete, la legge sui 50 miliardi, sui 40 miliardi, ve l'ho già detta? Allora, hanno approvato una legge dopo proteste, gente che si ammazzava, finalmente la prima tranche di 20 miliardi, che non so se arriverà, perché le procedure burocratiche sono complicatissime. Bene, abbiamo letto la legge, non c'era assolutamente scritto da nessuna parte che andavano alle piccole e medie imprese questi soldi, anzi c'era scritto in evidenza al settore in sofferenza, settore creditizio, alle banche. Andavano i soldi alle banche, l'abbiamo letta in Parlamento, l'abbiamo letta sul blog, perché le televisioni latitano su queste cose, l'abbiamo letta e finalmente, dando la notizia, protestando vivamente come movimento, come parlamentari, allora Grilli 2 giorni dopo ha detto sì, forse ce l'avevamo dimenticati qualcosa, e ha aggiunto piccole e medie imprese. Ecco cos'è il movimento. Loro sanno benissimo che se non seguono il nostro programma sono morti, non la fiducia noi a loro, loro devono dare la fiducia a noi e ce la stanno dando perché il nostro programma è copiato da tutti, benissimo, sanno benissimo che non hanno più assolutamente gente che li voterà alle prossime elezioni, non c'è più tempo, non c'è assolutamente più tempo. Io vi dico che non faremo i miracoli, ma siamo l'unica zattera di salvataggio. L'unica zattera è questa qua. Mettere dentro delle persone per bene, incensurate, che guadagnano uno stipendio normale, non né poco né tanto, normale, la media europea, perché devono anche vivere. Devono anche vivere a Roma, gente che lascia un lavoro, di avvocati, di dirigenti. Abbiamo fatto le elezioni online, l'88% dei 163 deputati parlamentari sono laureati, l'88%, la maggior parte donne, è la classe dirigente più giovane d'Europa. Cosa dobbiamo fare di più? Non abbiamo chiesto un euro a nessuno,
Ho speso i miei soldi, il mio tempo, il mio umore. Guardate che da comico come mi sono ridotto. Guardate. Bergamo, sì, allora, questo è un cambiamento. Ci siamo in mezzo, non lo percepiamo perché ci siamo in mezzo. E allora basta questa ipocrisia di dire perché non vi siete alleati. Non ci dobbiamo, noi ci alleeremo con tutti, giovani, di destra e di sinistra, sulle idee. Noi saremo insieme perché non c'è l'idea di destra e di sinistra. C'è una buona idea o una cattiva idea, ma noi non ci possiamo alleare con della gente che 3 mesi fa parlava dell'acqua privatizzata, parlava del nucleare di quarta generazione, parlava di privatizzare la scuola, la sanità, parlava delle grandi opere, il TAV, il ponte sullo stretto. Non ci possiamo alleare con queste persone. Loro dovranno venire nel nostro programma, che è cemento zero, quello che dicono i costruttori adesso, basta, suolo riempito di cemento, basta, riconvertiamo quello che c'è, ristrutturiamo quello che c'è, basta, abbiamo una legge già pronta, ci sono 1 milione di famiglie che non hanno la casa perché non hanno i requisiti per prendere un mutuo, le banche sono piene di appartamenti vuoti che stanno marcendo, perché stanno diminuendo di valore, non c'è manutenzione, non c'è niente. Lo Stato deve esserci, lo Stato deve prendere queste case e dare ai cittadini bisognosi e fare da garante. Non spenderebbe nulla, fa da garante, mi paghi in 20 anni, non puoi, mi paghi in 30 anni. È questo lo Stato di cui abbiamo bisogno, uno Stato che faccia una banca nazionale. La banca, il Monte dei Paschi, va nazionalizzato, una banca che fa 21 miliardi di debiti, la prendiamo noi. Poi apriamo un'inchiesta e andiamo a vedere chi ha rubato i 21 miliardi. Dove sono? Uno Stato agisce così. È che qui non c'è nulla. Qui c'è uno Stato che ti fa sempre l'ansia. Hai lo Stato che guardi la cartella, la tua cassetta delle lettere. Hai l'ansia di vedere spuntare qualcosa. Hai sempre l'ansia. Hai 350.000 leggi che hanno sostituito la democrazia, la burocrazia che ha sostituito lo Stato. Abbiamo 9 milioni di processi, 9 milioni, l'Inghilterra ne ha 300.000, abbiamo 240.000 avvocati, un terzo di tutti gli avvocati d'Europa sono in Italia, che aumentano di 15.000 all'anno. Abbiamo il grado di litigiosità più che si innalza ogni anno, abbiamo sempre più processi, più avvocati, più litighiamo. Allora bisogna andare lì, andare nei centri della giustizia, informatizzare la giustizia, ancora coi faldoni, andare a fare una legge anticorruzione sulle prescrizioni, su vedere perché uno è in carcere, come potrebbe fare dei lavori di socialmente utili, per andare a vedere di cambiare mentalità, ma per cambiare mentalità il mondo bisogna mandare a casa questa gente che è lì da 30 anni, che hanno disintegrato il paese e sono lì a sorridere dalla televisione, a dire dei problemi che hanno creato loro. Quindi, qui siamo in Friuli, io vedo cosa stanno facendo qua, ancora con questi progetti degli anni 70, è la centrale a biomassa che va col mais, la centrale a biomassa, e di nuovo è cementificare, di nuovo corsie di autostrada che passano in mezzo a campi coltivati, di nuovo questa struttura mentale che non esce dal calcestruzzo, non riescono, si avvitano su se stessi, li vedete in sono completamente avvitati su se stessi, noi siamo costretti a immaginarci un altro mondo, costretti, siamo costretti, questo che abbiamo conosciuto, il lavoro, ma quale lavoro? La crescita non dà lavoro, non ci sarà crescita per almeno 4-5 anni. Dobbiamo reinventarcelo il lavoro, dobbiamo fare il reddito di cittadinanza oppure il reddito minimo garantito, dobbiamo fare le imposte negative sul reddito, si possono fare borse di studio sul lavoro civile, cioè il disoccupato che è disoccupato magari ha un'idea, ci deve essere una borsa di studio come con l'università, 20.000 euro che fa il suo progetto. Abbiamo bisogno di queste strutture, poi vedremo come, dove. Abbiamo persone licenziate, abbiamo persone senza lavoro, esodati, gente che ci costa 50 miliardi all'anno. E perché non dire alle imprese, assumeteli senza contributi, non pagate più i contributi, li assumete almeno, lavorano queste persone qua, perché non si può fare. Allora assumi delle persone, togli i contributi, assumi gente che è per la strada, che creano magari del danno.
E allora vai in Slovenia, vai in Austria e ti fanno ponti d'oro. Vogliamo farli qua i ponti d'oro, alle nostre, e dobbiamo attivare dei meccanismi di protezione. Protezione significa andare in Europa e parlare con la culona e dire: senta un po', cara culona, abbia pazienza. Vorremmo un'Europa leggermente diversa, leggermente diversa. Non siamo reazionari, non siamo terroristi. Vorremmo parlare di cultura, vorremmo parlare di un sistema fiscale uniforme, perché è inutile che facciamo leggi fiscali qua e poi magari Lussemburgo tratta il 13% delle imposte, il 40%, e Londra è un paradiso fiscale. Vorremmo trattare sull'informazione. Noi vorremmo avere in Italia una cosa come la BBC, dove sarà tutto quello che vuoi l'informazione inglese. Ma hanno preso Mardo e l'hanno processato, gli hanno chiuso al giornale, messo in galera l'amministratore delegato. Io voglio una cosa così, i soldi ci sono, i soldi si vanno a prendere. E allora quando il presidente ha detto: ma scusi, lei ha aumentato il suo budget di spesa di 100 milioni, costava 242, adesso costa 340 in previsioni di spesa, 340 milioni. È quasi il doppio di Buckingham Palace. Avete 1000 autisti per le auto grigie e blu, 1000 che costano 850 milioni l'anno. E lei che deve dare l'esempio. Abbiamo pensioni che vanno da 10.000 a 90.000 euro al mese. Noi è lì che dobbiamo dare l'esempio, mettere un tetto di 4-5.000 lordi e basta. E poi prendere questi soldi e alzare le linee. Si è colpa dei comuni, si tolgono le province. In Sicilia l'abbiamo fatto, abbiamo tolto le province in 3 mesi. Allora si possono fare le cose sì o no? Allora partendo dall'alto, parti dall'IMU, parti dai diseredati, vai a prendere i soldi alla sanità, chiudi gli ospedali di eccellenza. Gli ospedali andranno chiusi per forza. Ma non puoi fare un taglio orizzontale, devi vedere le eccellenze, conservare le persone che ci lavorano. Perché le persone magari sono specialiste, per fare un'infermiera diplomata ci vogliono anni e anni di studio. Abbiamo 1,5 milioni di persone che hanno lasciato il paese, compreso mio figlio. Allora, non possiamo farle rientrare queste persone, sono due specialiste e rientrerebbero volentieri se mandiamo via questa gente. Diamo un segnale, questo paese si riprende. Allora, tuteliamo il Made in Italy, tuteliamo il nostro stile, il nostro cibo, la nostra cultura, il nostro tempo, le nostre vacanze, il nostro turismo. Queste cose potremo vivere di rendita meravigliosamente bene. E invece sempre calcestruzzo, cemento, calcestruzzo, grandi lavori. Ci mancano le piccole ferrovie, ci mancano le piccole strade, ci mancano i piccoli lavori, il riassesso idrogeologico del territorio. Dobbiamo rifare tutte le foglie perché piove in mezz'ora quello che una volta pioveva in 6 mesi. Dobbiamo rifare, ricominciare a vedere le case, fare il legno. Il più grande architetto del mondo, Renzo Piano, fa le case di legno, fa i grattacieli di legno in Australia. Il legno è rinnovabile, siete pieni di legno e fate la biomassa mais. Coltivando il mais con la chimica, perché coltivando il mais che bruci lo coltivi con la chimica, quindi il petrolio. Al centro il cibo, al centro un monumento nazionale è l'agricoltore deve essere rimesso lì come monumento protetto dallo Stato, non in sofferenza, completamente in sofferenza. Dove affitta il campo a 1.800 euro, pianta una vigna francese perché gli accordi con l'Europa gli dicono che deve piantare vigna francese, vigni francesi in Sicilia. I piccoli comuni della montagna devono vivere, e allora, territorio. Allora, benissimo, allora informazione, internet, banda larga. Allora mettere i giovani in condizione di lavorare sul turismo, anche sulla rete, far conoscere questi posti. Io questo posto qua non lo conoscevo. Ma ho visto una cosa che è incredibile, nella sua tragedia, è una cosa incredibile da vedere, incredibile. E con una storia che mi ha raccontato lui, ho visto qualcosa che non conoscevo, vado a casa con una storia di immagini, di vita, di cose che è straordinaria, non lo conoscevo. E come me milioni di italiani non sanno neanche che c'è, l'hanno vista, sì, il Vaillant, si conosce la parola, il Vaillant evoca la tragedia, ma c'è tutto il contorno di questa roba qua. Abbiamo neanche un gabinetto per 100 persone. Ecco, quindi ecco la tragedia anche dopo, diceva anche Italo e Mauro, anche dopo, i servizi, le scuole che non ci sono, gli autobus che devi andare a scuola in un'altra città, a tornare, chiudono le poste, chiudono queste cose qua. Allora questo non è civiltà, basta, è semplice, basta dire basta, non ne vogliamo più sapere.
Andiamo con questi giovani. Io sono, no, non sono candidabile, non sono candidato. Io non ho mai cercato nessun tipo di poltrona. Ma per l'amor di Dio, io cerco di mandare avanti i ragazzi. C'è qui un avvocato, cioè, che era il sindaco. Dove? Lui, un ex ufficiale dei carabinieri, candidato alla regione Friuli, una persona per bene, no? E quindi, benissimo. A contro una brava ragazza che è la Serracchiani, che vive, che fa la parlamentare europea, ed è questo il loro modo di fare politica: ti fai eleggere parlamentare europeo e poi tradisci i tuoi elettori venendoti a candidare qui alla regione Friuli. È questo che noi non faremo mai. Chi viene candidato per fare una cosa farà quello e basta, poi torna a casa. È questa la concezione della politica diversa. Due legislature tornano a casa. Dio mio, non c'è altro. A destra non sono neanche riusciti a esprimere un nome al di sopra delle parti, a destra, neanche un nome, a sinistra l'ho detto Amato, pensa a te, Amato, il tesoriere di Craxi, Amato. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? D'Alema, fanno dei nomi. Ma io, veramente, è incredibile. Allora, qui ci giochiamo i prossimi 7 anni. Ci giochiamo un presidente, che loro cercano un presidente che dia una garanzia giudiziale. Noi non vogliamo garanzie giuridico-giudiziali. Noi vogliamo un presidente che applichi la legge. E le nostre leggi le abbiamo già pronte. Perché se volessero fare domani mattina una cosa che hanno detto tutti, destra e sinistra, per anni, di cambiare la legge elettorale, si potrebbe fare, perché abroghi la legge che c'è, non devi neanche scriverla. Abroghi quella che c'è, togli il porcellum e togli automaticamente, togli quella automaticamente, entra in vigore quella che c'era prima. Poi sarà perfezionabile, benissimo, ma perché non lo fanno? Perché non vanno lì a dire, perché non lo fanno? Perché sanno che se noi qualcuno vota contro, cioè vuole rimanere con questa legge, noi faremo nomi, cognomi, dove abitano, in Spagna, in Grecia, in tutti gli stati adesso stanno facendo questo. La gente si sposta e va sotto le abitazioni dei parlamentari che non hanno mantenuto la parola, vanno lì sotto e bivaccano sotto le abitazioni. Compreso la vita. Arrivano tutti gli strani del mondo da me. Allora, noi non abbiamo bacchette magiche, non riusciremo a cambiarvi la vita, ve la cambierete da solo con un po' di sacrificio. State vicino a queste persone, se potete andate quando fanno le riunioni fisicamente, se potete seguirlo sul movimento, lo seguite su internet, se adesso andate a votare e fate un segno sul movimento. In questo paese non abbiamo neanche la connessione di internet. Ecco. Vero. Se non era per lui niente diretta oggi. Guarda, veramente la connessione alla conoscenza dovrebbe essere data libera e gratuita per diritto di nascita. La conoscenza è un diritto come la religione, come la sanità, e dovrebbe essere inserito nella Costituzione. Un'altra cosa che vogliamo fare è dare degli strumenti. Siete paesini che potete veramente sperimentare tutto, sperimentare la microenergia, cioè ogni cittadino si fa la sua energia in base alle condizioni ambientali, e poi un software del comune distribuisce l'energia dei cittadini agli altri cittadini. Non abbiamo bisogno di grandi monopolisti. L'hanno fatto a Schonau, 3.000 abitanti. Quanto fa qua? Quanti abitanti fa? 400. Quindi potete fare benissimo questa roba tutti qua. Ecco, qui c'è metà della popolazione. Sì. Ora li contiamo. E che cazzo ne so, diciamo, come mai sono così importanti? Il 50%, allora possiamo già sperimentare certe cose, come fare le case, l'energia. Ogni cittadino diventa produttore e consumatore, l'hanno fatto a Schonau, che ha 2.000 persone, in 300 comuni della Germania e della Svizzera hanno fatto questo, si sono tagliati l'affluenza dell'energia dalle centrali nucleari, non la vogliono più comprare, se la fanno loro, chi col cogeneratore a olio di colza, chi con i pannelli, chi con l'idroelettrica, la mettono in rete, un software del comune distribuisce la rete e la vendono a altre città, a altri paesi, i cittadini vendono energia.
produttori e consumatori. Queste sono riforme di energia, sono cambiamenti non di politica, sono cambiamenti di civiltà. Passare dal petrolio alle rinnovabili è civiltà e hanno posti di lavoro. Allora bisogna prendere le tasse, le togli dalla produzione, dal lavoro e le metti su chi spreca energia e territorio e ambiente. Allora l'energia fossile deve sempre diventare più cara per rendere accessibile e competitiva l'energia rinnovabile. È una legge di mercato, ma deve esserci lo Stato a garantire questa operazione, a garantire l'operazione, come in Germania. Ma Dio mio, qui il mercato dell'energia è in mano a concessionari, a privati, fanno l'asta giorno per giorno, l'asta tutti i giorni e il prezzo dell'energia va col prezzo più alto tutti i giorni. E c'è 10 passaggi l'energia, noi facciamo 4 volte l'energia che ha bisogno l'Italia, 4 volte! E continuiamo a fare biogeneratori, a fare biomassa, a fare inceneritori, per cosa? Qui bisogna fermarli, sedersi a un tavolo e ripensare la scuola, l'istruzione, dalle elementari agli asili, venire su, pensare alla sanità. Pensare tutto, pensare come l'acqua, come costruire una casa, come costruire qualsiasi cosa, con metà energia e metà materiali. Si può fare domani mattina, con l'efficienza energetica e con la tecnologia. E i posti di lavoro usciranno. Allora ci sarà la settimana breve, ci saranno le 30 ore lavorative, cominceremo con 30 ore, 29 come in Germania, e passeremo a 20 ore lavorative. Il lavoro pieno ma distribuito, pieno, la civiltà a mezza giornata. Devi ridistribuire il lavoro, non ricrearlo con la crescita. Con la crescita non c'è lavoro. La Germania che ha avuto il PIL in 50 anni, la Germania ha il suo PIL è aumentato di 13 volte, da 200 miliardi a 2500, in 50 anni. Oggi il PIL della Germania è 2500. Bene, in 50 anni le ore di lavoro sono state 47 miliardi, non sono cambiate in 50 anni. Sempre 47 miliardi di 50 anni fa e oggi sono 47 miliardi di ore di lavoro. Però in 50 anni la popolazione è raddoppiata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non sono cresciuti i posti di lavoro e il lavoro, è cresciuta la produttività di unità di lavoro, è cresciuta la tecnologia. Allora si stanno ridistribuendo il lavoro tra chi ce l'ha, tempo pieno, breve, per tutti. Signori, noi abbiamo bisogno del tempo, non dei soldi, il tempo, dobbiamo avere un piccolo lavoro che ci possa garantire una vita normale. Ma è una parte importante della tua vita. Perché tra un po', non avremo più, siamo un popolo che siamo il più vecchio d'Europa, abbiamo più sessantenni che ventenni, in questo momento. Ci sono più sessantenni che ventenni e stiamo allungando la vita ancora di più. Allora dobbiamo già pensare che tipo di società ci sarà fra 10 anni. E allora il tuo vecchio non lo puoi mettere in un istituto o trovare qualcuno professionista che si occupa del tuo vecchio, perché non ci saranno più. Perché dovrai avere il tempo tu di tenertelo in casa e accudirlo tu. Magari se trovi il tempo e hai un piccolo lavoro che ti porta via poco tempo e ti dà magari la possibilità di vivere, hai il tempo per poter accudire ai tuoi. Dobbiamo cominciare a vedere così, come ci si cura. La sanità non è la salute, sono due cose diverse. Ma no, lascia perdere l'omeopatia, la salute dipende da due cose, la qualità della vita. Ti abbassa la qualità della vita, ti ammali di più, tutto ciò che togli dal welfare, che risparmi, lo spendi in sanità, si ammala di più se la fai star peggio la gente. Si ammala di più, sono vasi comunicati, non risparmi. E allora lo stato sociale indica più elevato, più la gente sta bene. E poi il grado di informazione. Non abbiamo informazione, non abbiamo la rete, non abbiamo internet per vedere se c'è una cosa, per fissare un appuntamento senza muoverti da casa. Non abbiamo un rapporto col medico, il medico ormai spende capitali per farsi le assicurazioni, non opera più. Se c'è un'operazione complicata, ha paura delle cause, devono farsi assicurazioni, poi vincono, il 99% dei medici vincono la causa, Però devono pagare poi le spese legali, non ce la fanno più, quindi se c'è un'operazione un po' complicata, la depistano, ti fanno fare analisi, ti fanno fare esami, ti fanno fare un sacco di cose inutili che costano alla collettività. Il 50% delle TAC sono inutili, il 50% delle risonanze magnetiche sono inutili. Il parto cesareo sta sostituendo il parto naturale perché costa 1.600 euro in cambio di 900 euro di un parto naturale. Lo capite in che mondo stiamo vivendo?
Allora, l'automedicazione, l'informazione, lo stile di vita, è quella la salute. Devi cambiare stile di vita a volte, devi cambiare l'alimentazione, devi muoverti. C'è gente che fuma, beve, non si muove, c'è un pancreas così, poi va dal medico e dice mi salvi la vita, ma che cazzo vuoi da me? Ma se ti sei ammazzato con le tue mani tutta la vita? Allora, dobbiamo inserire queste cose, l'alimentazione, il biologico. C'è un signore meraviglioso che è un professore, che fa delle lezioni nelle scuole di tutto il mondo. Sai cosa insegna ai ragazzi? Pane e olio. Pane e olio. Va lì e fa una lezione sul pane e sull'olio. E i bambini diventano matti. Il pane e l'olio. Siamo i primi, i secondi produttori al mondo di olio. E siamo i primi importatori di olio del mondo. Ci sarà qualche cosa che non quadra. Se tutto l'olio di merda arriva qua, viene tagliato con un nostro, ci mettono Made in Italy e riparte con un euro al litro in più. Ci sarà qualcosa di diverso da cambiare. Io giro tutta l'Italia, negli autogrill non trovo una boccettina d'olio del locale. Abbiamo 18.000 produttori meravigliosi che fanno l'olio più buono del mondo e non riescono a venderlo perché noi tagliamo l'olio spagnolo, quello lampante, con il nostro. Ma stiamo scherzando, l'olio è un miracolo della natura, non è un alimento. I cinesi, quando scoprono l'olio d'oliva, impazziscono, l'hanno messo nel loro prontuario medico, si curano con l'olio d'oliva, lo assaggiano con un rituale incredibile. Abbiamo questi patrimoni che buttiamo così, che mischiamo, che mettiamo il nostro Made in Italy. Ma stiamo scherzando, è una risorsa straordinaria. Noi abbiamo tutti i numeri per risollevarci. Abbiamo bisogno di speranza, di fiducia e di mandare a fare il culo questa gente qua che ci ha rovinato la vita. Grazie. Non dico la parolaccia, uno. No, è anche culona, anche culona. Anche qui ho detto culona, manderanno in onda solo questo. Sì, sicuramente. Culone. Grillo come Berlusconi. Abbiamo metà popolazione scolastica che vuole fare una foto. Dai. Vieni. Ciao ragazzi. Allora, tre, sapete che avete in tre almeno quattro. Avete 32.000 euro di debiti a testa, lo sapete. Quindi vi ringraziamo che ci pagherete, non avrete la pensione, sai che ridi? Non avrai nessuna tutela qui. Dovrei lavorare in nero o andartene. Dobbiamo salvare anche le scuole. Ragazzi, è meraviglioso questo. È bellissimo. Guarda che belle facce. Salute, Fantastico. No, non scherzavo, questa è metà popolazione scolastica. Quella maschile sono più timidi e non ci sono. Abbiamo le donne emancipate. Fantastico. Quindi quanti scolari sono? 12? Stanno qua. Ma vedi, allora, io sono andato nelle scuole francesi, per esempio. Quanti siete in tutto a scuola? Alle elementari già, o le medie. 21. Io ho 6 figli, li conosco tutte. Bene, hanno l'iPad. L'affittano 1 euro al giorno. Hanno la rete e li fanno viaggiare nel mondo i ragazzi, li fanno leggere i libri sull'iPad, no? Leggono e poi hanno le lavagne elettroniche e li portano nel mondo. Ed è bellissimo assistere a una lezione così. Ho visto la lezione che spiegavano la Coca-Cola a un bambino, da dove arriva, era incantato. Prendevano la lattina che aveva lì, aveva portato a scuola, e dice, vedi, questa lattina nasce dalle miniere di bauxite in Australia, e allora per cavarla è un minerale terribile, allora da una tonnellata di bauxite si fa mezza tonnellata di ossido di alluminio, poi questo ossido di alluminio viene caricato su una nave, allora dall'Australia parte e sta 6 mesi in viaggio una nave a petrolio e arriva in Svezia, nei laminatoi, perché l'energia costa di meno in Svezia, e allora lì fanno quelle laminate sottili, che poi vanno in Inghilterra e fanno la lattina dentro e fuori, poi ci mettono la Coca-Cola, allora la caffeina arriva dall'Inghilterra, lo zucchero arriva dalla Francia e poi ci mettono il fosforo alimentare nella Coca-Cola, capite bambini? E che cos'è il fosforo alimentare? È una sostanza che si ricava solo nelle miniere dell'Idaho, degli Stati Uniti, miniere che consumano, pensate che una miniera per tirare fuori il fosforo alimentare consuma l'energia di una cittadina di 500.000 abitanti ogni giorno e tira fuori cadmio, torio, che sono sostanze cancerogene che fanno morire le persone, per trovare questa cosa da mettere dentro la Coca-Cola. Poi tutti questi viaggi di queste robe, di queste malattie che girano il mondo, chiudono la Coca-Cola nella lattina, poi c'è un camion che dall'Inghilterra la porta nel tuo supermercato con 2 giorni di viaggio, e la lattina sta 3 giorni nel supermercato e tu vai
cammino, vai lì, la compri, la bevi e la ributti via. E rinizia tutto il ciclo di prima. E i bambini rimanevano strepiti, rimanevano così. E allora gli spiegavi lo yogurt che fa 7000 km su un camion. Le cose ovvie, che c'hai tutto sotto. E allora capisci che è un sistema che non può durare ancora per molto. Che non puoi pensare che uno yogurt faccia 7000 km su un camion. Non puoi pensare che le cose che hai vicino arrivano da migliaia di chilometri facendo dei danni all'ambiente e alla salute delle persone così. Dobbiamo riprogettare tutto. E allora i bambini vedevano queste cose. Conoscevano Lester Brown, che è tradotto in 2000 università in tutto il mondo e non sappiamo neanche chi è. Quello che prospetta un mondo diverso. Conoscevano Wackernagel, quello dell'impronta ecologica. Yang Isaus, quello del cruscotto ecologico. Conoscevano gente che parlava di energia come una nuova mela, una nuova chimera dell'intelligenza. Conoscevano per esempio il Politecnico di Zurigo, Guzzella è un nostro amico, è il rettore di uno dei centri dove c'è l'intelligenza massima europea. Progettano cose con metà energia e metà materiale già adesso. E allora ha fatto una casa su un ghiacciaio. Ha fatto un rifugio su un ghiacciaio a 3500 metri sul Monte Rosa in 28 giorni. Ha energia solare. E lì, il rifugio sul Monte Rosa, energia solare, fatta in 28 giorni, con 20 gradi dentro e 20 sotto zero fuori, con l'acqua calda, con la cucina, con i bagni. Quale rifugio voi conoscete, che siete gente di montagna, che ha l'acqua calda e la cucina, che puoi cucinare a energia solare? Beh, c'è sul Monte Rosa, l'hanno fatto gli svizzeri in 28 giorni. E i ragazzi non conoscevano queste cose. E noi che cosa conosciamo? Conosciamo la villa Monte Carlo del cognato di Fini, non conosciamo questa meravigliosa costruzione che hanno fatto gli svizzeri per dimostrare cosa? Se riusciamo a fare una costruzione così, che si mantiene con energia solare su un ghiacciaio a 3500 metri, possiamo fare qualsiasi casa in qualsiasi parte del mondo senza ricevere più né energia fossile, né energia dal petrolio, né energia dal gas. Allora, l'unica forma di energia del futuro è l'intelligenza. Questo diceva Guzzella. E allora deve insegnare queste cose ai ragazzi. Io chiedo anche fisicamente, e lascio la parola a Saverio Galluccio. Ho 41 anni e sono di Cervignano del Friuli. Sono sposato e ho due bambini. Adesso mi occupo di bioedilizia, neanche a farla apposta. Nel senso che da 2 anni ho deciso di intraprendere una nuova attività in questo settore, proprio perché credo che possa essere una cosa del futuro. Le TV sono andate via, siamo al buio. Tutte le cose che ha detto Beppe in questa regione si possono realizzare. Si possono realizzare e fanno parte del nostro programma. Perché? Perché noi siamo una regione a statuto speciale e possiamo legiferare in tutti gli ambiti. Non forse in quello della scuola, ma credo che anche lì potremmo lavorare. Sicuramente abbiamo una ricchezza che è la nostra terra, non ce la possono portare via, non la possono esportare, e da questa dobbiamo partire, con l'agricoltura, usarla per il turismo, perché è una risorsa, potremmo vivere di turismo. E qui è un esempio, passano 100.000 persone all'anno, 100.000, e non ci sono più investimenti nel turismo. C'è una strada da ricostruire per poter servire Erto e Casso in maniera più efficiente, per portare turisti, per evitare che venga separata dal resto della regione con una semplice alluvione. Bisogna riqualificare gli edifici, soprattutto quelli vecchi, quelli storici, invece di fare grandi investimenti in opere inutili, per costruire contenitori, per costruire infrastrutture che poi restano vuote. Io sono di Cervignano, c'è uno scalo ferroviario che doveva promettere posti di lavoro ed è stato abbandonato. E adesso ci propongono strade, la Cimpello Sequals, la Palma Nova Manzano, per vedere viaggiare cosa su queste strade? Il nulla, stanno chiudendo le fabbriche. Stiamo vicini. Bravo, Saverio! Adesso sto vivendo la crisi. Ecco, allora, dopo quello che ha detto Beppe, io non continuo il comizio. Vi dico solo una cosa. Ricordatevi due cose. Che in regione non ci sarà bisogno
di fare un'alleanza per governare. Chi prende un voto in più, governa la regione. E per prendere un voto in più dovete mettere due croci sui due simboli del movimento, non una, non una. Non fatevi ingannare, c'è scritto il mio nome, Saverio Galluccio, con un simbolo e poi c'è l'altro simbolo, mettetele su tutti e due. Vi presento velocemente i candidati della circoscrizione di Pordenone, che sono Francesco Marin. Sì, buonasera a tutti, sono Francesco Marin e sono contentissimo di essere entrato in questa avventura. Buonasera a tutti, io sono Valeria Morassa, arrivo da Polcenigo e... forza a tutti voi, a tutti noi. Buonasera a tutti, io sono Marco Sanfilippo, sono di Rovere del Piano, sono libero professionista e io sono uno di voi. Eleonora Frattolin, 35 anni di Aviano, abbiamo una grande possibilità, non sprechiamola. Prendetevi la responsabilità. Ciao, sono Fabio Valeri, sono di Pordenone e ho una gran voglia di cambiare questa regione insieme alle persone qua e alle persone che sono di là. Grazie. Ciao, sono Luciano Bellomo, sono di Pordenone e insieme a voi cambieremo la regione. Buonasera, Linda Rossetto, 35 anni di Pordenone, grazie di averci ospitato, ci vediamo presto. Ciao a tutti, Marco Zullo, da Villotta di Chionsa, 34 anni, ingegnere, e vi promettiamo che torneremo anche dopo le elezioni, perché aspettiamo il vostro aiuto. Bravo! Bravo! È bello, bello. Ecco, ora, una cosa che volevo aggiungere, io queste persone le sto conoscendo come voi stasera. È questo il movimento, non c'è niente calato dall'alto. Io metto a disposizione la mia popolarità per riunire un po' di gente e in modo che loro si presentino alla collettività e controllo, faccio un'opera di garanzia. Il Movimento 5 Stelle, io controllo le fedine penali e sono tutte persone, guardate questo gruppo dietro le mie spalle, sono tutti incensurati, è quasi un miracolo oggi. Allora, io controllo che siano incensurati, che non siano iscritti a partiti e che non abbiano fatto già più di una legislatura. Controllo queste, che siano nati e residenti, cioè residenti nella regione che vogliono andare a governare. Controllo solo queste cose, le riconosco stasera. È tutta gente straordinaria, cittadini come voi. Forse non avranno esperienza, se la faranno esperienza. Ma l'esperienza te la fai mettere dentro il posto di questa gente, persone oneste, trasparenti e professionali. È un miracolo quello che stiamo facendo. Stiamo facendo attraverso queste voi e queste persone che sono una parte di voi un miracolo in questa Italia. Ci guarda tutto il mondo. Tutto il mondo ci sta osservando. Grazie. Grazie a tutti. Vi ricordo che sul nostro sito potete inviarci il curriculum per aiutarci a governare la regione. Andate su www.fvg5stelle.it. Rappresentanti di lista, magari qui se c'è una sezione, rappresentanti di lista, sì, ce l'avete? Sì, rappresentanti di lista li abbiamo anche lì sul sito, potete scrivere per accogliere per i rappresentanti di lista, per poter controllare gli scrutini all'interno delle sezioni. Grazie a tutti. Mauro, posso... Grazie Mauro. Dai. E grazie anche. Ciao ragazzi. Io. Ti posso fare un'intervista, Mauro? No, Mauro, scusa, di due parole. Il Corona è il personaggio qua delle valle, è fantastico. Sta aprendo gli occhi a un sacco di gente, quelli laureati, sai, quelli contro laureati. E dopo queste parole che devo dire? Una cosa davvero, è il primo che non è politico, che è venuto, si è degnato a venire a dire qualcosa in questo paese, poi ha fatto anche il Presidente della Repubblica, si fermò alla diga, si fermò oltre le gallerie, il Presidente attuale andò a rendere doverosissimo omaggio alle vittime del terremoto nel Friuli, qui non è mai venuto nessuno. Ti sono sempre fermati fuori. Perché Napolitano non è venuto anche qui? Perché non sono venuti a vedere questo paese che è il patrimonio dell'UNESCO e sta crollando pezzo su pezzo, patrimonio dell'umanità? Ora,
Molte delle cose che ho sentito qui sono d'accordissimo, quasi su tutte, però dipende da voi, quindi... Prendetevi la responsabilità. Io sono stato un giorno con un... con uno scrittore in Sardegna, uno scrittore di che ha sempre militato nella sinistra, Eri De Luca. Eri De Luca mi disse: ma tu che ne pensi di Grillo? Non lo so, bisogna vedere, ma è meglio votarlo per rompere qualcosa, almeno peggio di così non faranno di sicuro. Grazie, noi faremo di tutto per fare meglio, non fare peggio. Non dico niente, ci voleva un cambiamento e qua abbiamo avuto il segnale questa sera che questo cambiamento è avvenuto. Non disperdiamo questo movimento perché c'è l'opportunità di ricostruire il nostro paese, ma soprattutto la nostra regione e i nostri paesi. Coraggio. Aspetta Mauro, non andare via Mauro. No? Grazie. Grazie a tutti. Senti, visto che non abbiamo potuto fare la diretta dalla parola, potresti compensare in 3-4 minuti il racconto. Per esempio alcuni vi chiedono: ma siete vicini alla diga che è stata distrutta? Quindi già un'informazione sbagliata, la diga non è stata distrutta. Vuoi fare un riassunto in 3-4 minuti, 5, quelli che ti servono di tutto quello che ci hai fatto vedere prima? Signor Fabio, gira con la borsa, Fabio, gira con la borsa, Fabio. Portali sul camper, sono i libri qui. Aspetta, allora che... Sì, per favore, ancora un po'. Non vedo niente. Ah, Fabio! Okay. Vai, allora, ti spengo la luce. Siamo un po' più bui, dai. Come? Non mi devo allontanare perché perdo il wifi. Dimmi, dimmi. Sì, no, ma qui va bene, dai, va bene anche così. Aspetta, Walter! Intervista un attimo Marco, Mauro, intervista un attimo Mauro. Ciao Marco, beato te e quello che ti viene in mente. Parto? Sì, vai, ciao. Ciao Marco, dove sei? Vieni una volta in queste terre dimenticate, nella terra desolata. E c'è ancora qualcosina da poter mangiare, bere e anche vedere delle cose belle. Ciao. Allora Mauro, ti prego di fare un riassunto di quello che abbiamo visto prima sulla diga. Intanto, prima cosa, mi dicono: siete vicino alla diga che è andata distrutta? Diciamolo chiaramente, la diga non è stata distrutta. No, la diga non è stata distrutta. Perché dicono che è stata distrutta? Anzi, dicono peggio, dicono per fortuna che non è crollata la diga. È una roba assurda, la diga anche se crollava era un francobollo sotto a 300 milioni di metri cubi di terreno, quindi... Ma manca l'informazione, ma al di là di questo mancanza di informazione voluta, proprio studiato apposta questo progetto di non informare la gente perché hanno ammazzato 2000 persone, al di là di questo, la prima volta che una persona che ha deciso di provare a cambiare le cose viene in questo paese, tutti quanti si sono fermati fuori da questo paese. Sono andati a Longarone, sono andati in Friuli col terremoto, sono andati dappertutto, ma qui c'è un paese dove ci sono stati i morti del Vajont. Erto, che significa ripido, dove il centro storico di Erto, con 1000-2000 anni di storia, quanti vuole, sta crollando, patrimonio dell'UNESCO, protetto dalle belle arti, sta crollando. Prima cosa, e non si fa niente, siamo senza i servizi. I nostri bambini devono prendere un pullman la mattina, andare a Longarone, prendere un treno, andare a Belluno per istruirsi un pochettino. La posta sta chiudendo, la tengono aperta più solo 3 giorni a settimana. Le scuole anche stanno chiudendo. Ecco, una strada dove rimaniamo isolati come minimo dalle 3 alle 5 volte all'anno, ma mettiamo 4, facciamo una media. Non vogliono fare 200 metri di strada sopraelevata che avrebbero risolto il problema. Perché non la fanno? Perché non facendola il problema lo creano e quindi possono chiedere la calamità naturale, possono chiedere con il pretesto dopo rubare la ghiaia, togliere la ghiaia dai torri e vendere l'oro bianco. Ci sono dei problemi di trasporti, questi bambini che non so...
stanno male, vivono male e alla sera sono stressati. Allora bisogna ricordare che Jean Genet, un grande scrittore francese, diceva che il vero bisogno sta nelle piccole valli, dove ci si può chiamare da una costa all'altra. Qui non manca macelleria, frutta e verdura, un tabacchino, un giornalaio, ma allora cosa vogliono da noi? Cosa vogliono da noi? La gente prima ha preso le cose così alla buona, poi ha detto guardate che quel grillo lì sta dicendo cose che sentiamo anche noi, per quello ho seguito Grillo, per quello ho seguito. E speriamo. Mauro, scusami, tu quello che stai raccontando adesso è quello che dicevi prima, il secondo Vaillant. Perché Vaillant ha avuto due tragedie, sì. La prima, quella che tutti conoscono. Beh, quello la conoscono tutti tramite a Marco Paolini, perché se aspettiamo i TG nazionali, nessuno ha mai detto che il 9 ottobre 63 2000 persone entravano nel nulla per ambizione, interesse e cinismo altrui. Quindi 50 anni fa esatti. 50 anni fa il 9 ottobre prossimo. E nessun TG nella ricorrenza. TG nazionali, quelli di Berlusconi può fare quello che vuole, sono suoi, ma il TG nazionale non ha mai detto questo. C'è voluto Paolini a far scoprire questa tragedia provocata, questi 2000 morti costruiti e poi abbattuti. Ma al di là di questo, il Vaillant è stato dopo, questo dopo Vaillant è qui a Erto, questo è il paese dei superti, un paese di crolli e di pianti, e nessuno vede niente, perché la Valcellina non porta voti. Me lo disse un po' lei, per quello che ammiro Grillo che è venuto qui, perché è venuto a prendersi forse 5 voti, ecco. Però è venuto qui, ha dimostrato che conosce che ci siamo anche noi, quello che non hanno mai fatto gli altri poli, mai, né papi, né vescovo, né cardinali, né presidenti della Repubblica. Il presidente Ciampi si fermò alle gallerie, perché non viene a vedere questo paese protetto dalle belle arti e dell'UNESCO, questa patacca fasulla? Perché non viene qui a vedere il paese? C'è gente qui che non ha un lavoro, con dei bambini piccoli. Questo è il problema di tutti. Allora Grillo non è un agitatore, come dico. È uno che vorrebbe cambiare, cambiare con una rottura, con un colpo d'ascia, come nel romanzo di Thomas Bernhard. Adesso la gente lo segue e mi pare giusto. Mauro, io ti ringrazio molto. Allora, molti in chat mi dicevano, ma quello lì con gli occhiali rossi è per caso Mauro Corona? Sì, è lui, è Mauro Corona, scrittore friulano. Sì, sì, anche... è arrampicatore. Poi qui c'è una... noi paghiamo anche il non essere né veneti né friulani, cioè siamo in territorio di Friuli, siamo l'ultimo paese del Friuli, fra pochi, ancora un chilometro poi c'è il Veneto. Il Veneto non sa che esistiamo, il Friuli non sa. Non ho mai sentito un progetto nell'amministrazione friulana, né quella di Illy, né quella di Tondo, che si ricordi che c'è questo paese, che può esprimere qualcosa come turismo, il turismo della memoria, il ricordo. Niente. Allora speriamo adesso in questa volta. Ecco, a proposito del ricordo, prima purtroppo non eravamo in diretta sulla diga, Beppe ha lanciato tramite le telecamere dei TG nazionali una richiesta a Francesco, al Papa. Sì, questo Papa mi piace, veramente, anche perché legge Borges, che non è, non che gli altri fossero in colpi, ma mi piace questo Papa, e speriamo che quell'appello che ha fatto Grillo al Papa... Speriamo intanto che i TG lo mandino in onda, perché magari si dimenticheranno, perché registravano anche loro, perché non c'era segnale. Ma i TG mandano in onda quello che fa comodo a loro. Però lo facciamo noi, siamo in diretta, abbiamo 5.000 persone. Allora aspetta, i TG nazionali, che prima ha perso il filo, mi informano che Belen ha fatto un bambino. Benissimo, poverina, ha diritto anche lei, spero si sia anche divertita nel costruirlo, e che la Raffaella Fico, c'è cioè già un figlio da Balotta e tutto qua, non hanno mai detto che il 9 ottobre 63 venivano. Allora perché i telegiornali trascurano dolosamente, no, questa notizia di 10 secondi, e qui la gente comincia a non credere più. E allora dubito che mandino in onda le cose del TG nazionale. Mauro, io ti ringrazio, per me è stato un piacere conoscerti, credo anche da parte di tantissimi che mi scrivevano, proprio ti hanno riconosciuto così, anche se ti vedevi in uno scorcio dell'inquadratura, quindi ci sono anche fuori dal Friuli. Di scorcio vengo meglio magari. No, insomma, speriamo adesso, vediamo, perché poi le cose, il tempo che fa giustizia delle cose. Ma è importante dirle, Filippo Turati diceva, è importante dire le cose, Grillo le sta dicendo.
E io vorrei dire a chi ci sta ascoltando una cosa che ho urlato prima quando Beppe finiva. Visto che tutti ci dicono prendetevi la responsabilità, io dico a voi che votate, soprattutto qui in Friuli, se c'è qualche friulano all'ascolto, voi prendetevi la responsabilità di votare bene. Perché a noi chiedono la responsabilità quelli che hanno votato PD per 30 anni e poi ci chiedono a noi la responsabilità. Se la devono prendere loro invece, la responsabilità di votare bene e poi di dare una mano. Basta, il mio comizio è finito. Anche Mauro. Il mio. Ti stringo la mano anche se la sinistra di sì, sotto non si dà, è stato un grosso piacere. Si dà tutto. Stammi bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Allora io stacco perché adesso devo, vedete, questo, grazie a questo, iPad abbiamo fatto la diretta che abbiamo detto, vuoi ripetere il tuo nome, sei un candidato fra l'altro. Sì, Marco Zullo per Pordenone. Grazie a Marco Zullo che ci ha permesso di fare la diretta, altrimenti oggi niente, perché con i due fornitori che avevo io, la 3 e la Vodafone, zero, tu hai qualcuno di diverso sicuramente. Esatto. Bene, allora chiudo, saluto Matteo, saluto Fulvio, saluto tutti i nostri amici che ci seguono in diretta. Grazie per il vostro calore, scusate se la diretta è cominciata in ritardo rispetto al comizio, ma appunto non dovevo neanche farla, poi è arrivato lui e ha detto ma per caso ti serve una connessione internet, ho detto sì e allora abbiamo cominciato, altrimenti oggi niente diretta, quindi grazie infinite veramente e in bocca al lupo per le elezioni. Ok, chiudo. Dove dormite qua? Dove dormiamo? Spero sul letto. Aspetta, fammi chiudere la diretta un attimo, vuoi salutare la chat? Dai, di chi sei? Sono un on the road da una vita, conosco tutti, ho conosciuto Fellini, ho conosciuto tutti. Napolitano non è venuto qua, se no gli viene un infarto perché è troppo vecchio. No, lasciamolo stare. Ascolta, voi dormite qua. Sì, aspetta però, fammi chiudere la diretta e poi te lo dico. Ok, buonanotte a tutti e ci vediamo più tardi per il Mi Scappa la diretta by night. Per il momento è tutto, grazie, ciao.